Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Cosa facciamo oggi? Beh, sostanzialmente i cazzoni, perché andiamo a provare un team davvero, davvero fortissimo e non dico affatto così perché oggi è il primo aprile, no, 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 anzi, vado a dire una cosa del genere perché Palossand è veramente un Pokémon eccezionale che merita un sacco di spazio in questo VGC e noi lo vogliamo ovviamente provare perché insomma è un Pokémon che potrebbe dire assolutamente la sua. Lo proviamo in coppia con Smeargle che ovviamente con Water Shuriken ogni qualvolta lo vada a colpire gli andrà a bombare la difesa di 2, in più ha la Weakness Policy quindi automaticamente si aumenterà anche l'attacco speciale di 2 e poi ha una mossa di recovery Shore Up che sotto Sand andrà a recuperare addirittura il 75 dei PS, quindi speriamo un po' di riuscire a mantenerlo sul terreno di gioco. Gli altri Pokémon, beh, sono lì per fare coverage con la tipologia, più che altro Cartana, per fare fuori i Pokémon acqua che potrebbero dar noia al nostro castello di sabbia, Coco per fare fuori i Pokémon anch'essi di tipo acqua e Arcanine, perché beh, un Intimidate e un Antierba, considerando che abbiamo anche Gigalith, potrebbe non essere male. Beh, che dire, cominciamo la nostra giornata del pesce d'aprile subito, subito andando a cercare rogna in Battlespot con il nostro Palossand. Allora, 1499 Corea del Sud. Porygon Z e Porygon 2, Mimikyu, Celesteela, Coco e Ninetales. Qua potremmo aspettarci Trick Room, ma potremmo anche non aspettarci una Trick Room e magari un Porygon Z che decide invece di attaccare a tutto fuoco. Allora, cosa potremmo fare? Noi potremmo fare Gigalith mi sembrerebbe un ottimo Pokémon contro di lui perché ha Ninetales anche, insomma, potrebbe essere un ottimo switch in a Gigalith. Da noi a Celesteela, quindi Coco mi sembra un'alternativa abbastanza buona. Potremmo partire con Coco in lead. Gigalith sempre in lead. Poi Smeargle, Palossand. Sì, potrebbe starci. Io penso che lui mi ci parta con Ninetales. Io fossi lui partirei con Ninetales, Mimikyu, Ninetales, uno dei due Porygon, o lo Z o il 2. Sicuramente partirei con Ninetales. Aspettandomi ovviamente uno Smeargle Palossand e quindi una Bora di primo acchito potrebbe non fare troppo bene al mio Palossand perché senza boost in difesa speciale ne prendiamo di danno e quindi Gigalith è la nostra risposta ottima. Lui va di Porygon 2, Mimikyu. Ok. Si boosta l'attacco speciale molto male. Tutta colpa di Coco. Andiamo di. Considerate che su Coco abbiamo anche Psycap da fare su il buon Palossand quando ci saremo bombati. Se ci saremo bombati, perché questa partita sarà difficilotta. Andiamo di Dazzling Gleam. Più direi forse forse una Franella. Non voglio fare Heavy Slam, perché se lui mi fa destino obbligato Z, mi tira giù Gigalith. Tanto con questo Dazzling Gleam tiriamo via il decoy. Ok, lui ci fa doppio su Coco, è evidente. Potevo permettermi alla fine di farlo.
Noi siamo abbastanza anche stati un po' fessacchiotti perché, ovviamente Mimikyu evita, perché ci avrebbe potuto far comodo tenere Coco per via di Celestila, però anche Palossand, specie se va a più 2 contro Celestila, male non fa, eh. Allora. Io direi che potremmo cominciare. A bombarci il Palossand. Buttiamo Smeargle. E famo. Quasi quasi Water Shuriken. Potrei anche fare Fake Out su Porygon 2 e fare un bel Evislemmone. Fatto è che se lui mi fa Plero, magari Zeta mi tira giù. Allora, torniamo indietro. Facciamo Water Shuriken su Gigalith, che se ne va, lascia il posto a Palossando, che si aumenterà quindi la difesa andando a più 4. E potrebbe essere comoda come cosa. Uno, più 2. Parte anche una Weakness Policy. Nel frattempo vediamo la pallettina girare sopra la testa di Palossand. Più 4, difesa. Più 6. Anche basta, Smeargle. Buono. Taunt, che arriva su Smeargle. E try attack, con attacco speciale aumentato su Smeargle. Fa molto male. Io quasi quasi una bella amnesia la farei, perché gelo raggio di Porygon ci dà noia. Allora, guardiamo un po'. Voglio vedere quanta difesa speciale è stata data. 132, beh, siamo anche un po' bulky, per carità, però io un'amnesia per poi dopo fare uno shore up la farei. Nel frattempo toglierei dalle palle quasi quasi Mimikyu con Heavy Slam, perché se mi critta di Shadow sono grane. Se mi avesse preso la frana precedente, io mi sarei potuto andare a giocare tranquillamente un'altra frana. Allora, qua mi arriva la Z, deduco a questo punto Ghost. Noi siamo a più 6 di difesa. A meno che non l'abbia fatta su Gigalith, potrebbe essere. No, l'ha fatta su Palossand. Guardiamo quanto ci fa. Se non ci critta, la reggiamo assolutamente. Siamo a più 6 di difesa. Buono. Buonissimo, devo dire. Ice Beam, vediamo quanto ci fa. 106, 106. Ci fa troppo. Veramente troppo ci fa. Beh, uno gli abbiamo tirato giù. Che troiaio, cioè basta semplicemente un Ice Beam più uno di Porygon 2 per fare 80% a Palossand? 70? Beh. Comunque cambia poco. Perché io avevo fatto amnesia e in ogni caso non sarei stato in grado di reggere. Va bene, ragazzi, questo match è andato. Comunque questi sono team che, scherzi a parte, primo aprile o non primo aprile, forti o deboli che siano, hanno bisogno di chilometraggio. Questa è la prima partita che faccio con voi. Voi sapete che io non uso
tagliare niente dei nostri video. Andiamo di frana, giusto per vendergli cara la pelle, ma qua abbiamo perso perché Bora più Ice Beam. Ora vabbè, lui addirittura va di Aurora Veil. Col senno di poi sarei potuto partire Smeargle banalmente e... Ma lui vuol fare recover e Aurora Veil, va bene. E io tipo frana. Col senno di poi, stavo dicendo, sarei potuto partire Smeargle e Palossand, e con la lead che ha fatto penso che me la sarei cavata senza dubbio, perché alla fine, come avete visto, quel Porygon 2 non avrebbe preso il bustone e quindi io avrei avuto poi uno shore-up dopo da fare con il follow me di Smeargle. Sarei entrato con Coco, mi sarei fatto Psy-Cup addosso. Pensavo, beh, onestamente, abbiamo fatto il solito errore, quello alla fine di andare a sopravvalutare un po' l'avversario pensando che faccia delle contromosse, e in realtà, insomma, ha fatto una lead che avremmo potuto gestire. Vabbè, comunque è tutta esperienza. Ninetales ovviamente evita la frana, sarebbe stato per noi una dolce frana perché avrebbe tirato giù un altro Pokémon del suo avversario. Abbiamo perso 2-0 e non 3-0, ma comunque non cambia la sostanza che noi non abbiamo giocato troppo bene questo team, in virtù del fatto che abbiamo snaturato totalmente la lead. Il problema di questi team del Palossand e Smeargle, che mi avete chiesto tante volte di portare, quindi io ecco perché vi ho voluto accontentare, è che hanno una lead telefonata e quindi come tale, beh, sono molto prevedibili. Comunque, va bene, dai, il primo è andato. Andiamo avanti, vediamo un po' se riusciamo a fare meglio. Penso che fare peggio di questo match sia difficile, ma non mettiamo limite alla provvidenza. Andiamo, secondo match. Japan, Kyoto. 1523. Qui abbiamo un classicherrimo Lele, Drifblim, Marowak, Feromosa, poi abbiamo Snorlax e VanilluxIo qua, per non saper né leggere né scrivere, quasi quasi parto secco. Smeargle Palossand. Dai, facciamo così. Poi Gigalith tutta la vita, perché mi serve per Vanilluxper Marowak. E poi o Arcanine o il nostro Kartana Scarf, che potrebbe fare bene contro Lele, Feromosa, Snorlax e ancora VanilluxArcanine fa bene contro Feromosa, Vanilluxanche Marowak. Il fatto è che lui, mettendomi la Tailwind, potrebbe decidere di mettere Tailwind, insomma. Potrebbe vanificare la mia Scarf. Quindi alla fine della fiera, tanto se entra Palossand, facciamo i buchi in terra con lui dal punto di vista offensivi. Portiamo Arcanine, perché Feromosa potrebbe, se no, darci un po' troppa noia. Gigalith. Vediamo. Abbiamo lasciato Coco e Kartana in the bench. Vediamo se riusciamo a fare a meno di Coco. Anche questo è tutta esperienza. Allora, questo giro si parte come i maiali, proprio Smeargle Palossand, anche perché lui appunto parte come un altrettanto maiale con Drifblim Lele, quindi due coppie fisse. Io a questo giro... Ah, Drifblim ha Shadow Ball, quindi cioè o fa Shadow Ball o fa Shadow Ball. Io quasi quasi mi faccio Water Shuriken, che non me lo posso fare, badate bene. Farei Follow Me, non me lo posso fare perché gli è stata data priorità. Farei Follow Me e una Amnesia. Ecco perché Coco mi sarebbe potuto essere molto utile. Andiamo, dai, proviamo. Follow Me e Amnesia.
Shadow Ball e Skill Swap. Quindi lui prende o un tempo e lo Psychic Surge, beh, già c'era. E nel frattempo ci bombia. Ci bombia. Buono, buono, buono. Adesso io toglierei e quasi quasi butto Arca. Non butto Gigalith. Cioè, allora, potrei buttare Gigalith, ma il fatto è che Gigalith, innanzitutto, come è stato fatto? Assault Vest. Ok, no, il fatto è che Gigalith, se me lo scotta, lui adesso potrebbe farmi Psichico e Will-O-Wisp per tirarmi giù Smeargle. Ed io Smeargle me lo vorrei tenere. Allora, buttiamo Gigalith e facciamo una cosa per la quale non abbiamo avuto tempo, perché io sono un chiacchierone del cazzo. Vediamo. Che palle il timer. Poi ragazzi, voi non potete capire, io ho la luce negli occhi per essere bello illuminato e non vedo sostanzialmente il touch. No, lui è andato di shadow. Va bene. Era chiaro. Era chiaro. Era chiaro. Io avrei fatto Shadow Ball sull'Ele e la partita sarebbe stata praticamente vinta. E invece la partita è ripersa, perché noi, seppur a più 3 di difesa speciale, badate bene, sarebbe andata bene questa giocata sculando l'amnesia se non ci avesse fatto drop, perché magari adesso avremmo retto o Shadow Ball. Incredibile. Facciamo Heavy Slam sull'Ele e proviamo lo Shore Up, che non entrerà perché è arrivato il drop, ma più che altro perché non sono stato veloce da premere Shadow Ball. Questa è davvero la puntata del pesce d'aprile, ma per me. Il pesce d'aprile non lo faccio a voi, ma il pesce d'aprile a Pardini. Ancora Shadow Ball. Lui sarà andato sicuro di doppio attacco. Ok, bravo, ottimo, eh? Bravo, una Shadow Ball, un drop. Continuiamo così. Ragazzi, capite perché quando vi dicevo che Smeargle Palossand faceva cagare come strategia? Avevo delle motivazioni ben salde. Comunque, il nostro obiettivo del video di oggi è farle entrare una volta. Allora, noi siamo Assault Vest e aumentati tra l'altro dalla Sand. Quindi, come vedete, lui ci rimarrà anche male. Lo reggiamo. Heavy Slam. E il Lele va giù. Però ormai è tardi, perché abbiamo perso di Smeargle, ce ne facciamo un cazzo. Abbiamo perso troppi Pokémon. Adesso entreremo sì con Arcanine, ma ci puliamo il sedere con Arcanine, che contava a tenere in vita Palossand. Ed ovviamente ovviamente. Allora, lui per appunto butta dentro Vanillux. Abbiamo la Assault Vest, quindi una Bora. Io penso che la reggeremo sicuro. Dobbiamo rischiare come i maiali la Stone Edge su Drifblim e poi sparo Flare Blitz su Vanillux. Vediamo che succede. Vanillux se ne va, entra Marowak e noi improvvisamente scopriamo che questa partita potremmo quasi vincerla alla fine della fiera. Se entra la Stone Edge, perché se entra la Stone Edge, tiriamo giù Drifblim. Quanto è dato il miss di Stone Edge? Esatto. Io, ragazzi, vabbè. Via, leviamo Gigalith e rientriamo con Smeargle. E proteggiamo Arcanine. Se entrava lo Stone Edge, Drifblim veniva giù. Dice, perché non hai fatto frana? Perché non era sufficiente per tirare giù Drifblim. E quindi
bisogna per forza fare Stone Age. Se entrava Stone Age, lui veniva giù. Entrava con Vanilux, io levavo a quel punto Gigalith, proteggevo Arcanine, cosa che invece ho dovuto fare adesso. Facevo Follow Me, Flare Blitz su Vanilux, che è molto probabilmente Scarf. E poi noi eravamo tre Pokémon contro lui. Ma ovviamente tutto ciò non può succedere. Roba da matti. Io devo andare di Follow Me e vi dirò, signori, vado di Flare Blitz su Marowak, che devo cercare di tirare giù quel Marowak e magari rinculo di Flare Blitz, perché farà Flare Blitz anche lui, più il mio Flare Blitz più la Hail, vediamo se bastano. No. Bonmerang, ok, lui non va nemmeno di Flare Blitz. Bonmerang che ha 90%, cioè 10% solo in più di precisione, ovviamente. Ovviamente. Entra. Vediamo, dai. Se mi porta a casa questa, big likes. Io devo tirare giù Marowak di Flare Blitz. Dovrebbe venire giù. Nel senso che dovrebbe venire giù, non sono sicuro che venga giù. Dovrebbe venire giù perché, caspita, me lo merito. È un roll. E poi si spara Frana. Roba da matti. Via. Allora, Shadow Ball entra su Gigalith. Siamo a Salt Vest, reggiamo tranquillamente. Flare Blitz, vediamo un po'. Se mi tiri giù Marowak ed entra Frana. Allora, tanto Marowak lo abbiamo tirato giù, vediamo se entra Frana. Buono. Salutiamo anche Drifblim. E noi siamo praticamente one on one con una Citrus, tra l'altro, contro Vanilux, Flare Blitz più Extreme Speed. Mamma mia che fatica. Andiamo ancora di Frana, Flare Blitz, e a meno che non ci congeli Arcanine. Vediamo. Può stare. Niente. Ok, non sei Sash, non sei Scarf. Fai semplicemente schifo. Bene. Anche 2-0, Champagne, ragazzi. Mamma mia, che fatica, che fatica. Abbiamo vinto, ma Palossand. Nix. Proviamo a farlo entrare nel terzo match. Su, andiamo. Andiamo avanti. Terzo match. Sono contento che ho vinto questo match nonostante il miss di Stone Age. Ovvia. 3-3, a fra poco con il terzo. Pubblicità. United States, 1468. Lui ha già preso qualche batosta nei denti. Ora vanno di moda i Drifblim. Non facciamo l'errore di prima. Portiamolo Coco a questo giro. Io potrei provare anche a portare anche Cartanozzo. Gli
Io qua mi devo riuscire a fare water shuriken addosso. Per forza. E per fare ciò... Certo che Gigalith in lead ci sta bene, però. Uffi. Andiamo di Palossand, Smeargle, a questo giro Coco. E direi in maniera sicura Gigalith. Proveremo a fare Follow Me Amnesia se riusciamo a conservare vivo ancora, anche a un PS. Smeargle, cielo, leviamo dalle pelotas, buttiamo un coco, leviamo il campo psichico, poi lo kamikazziamo. Vediamo. E poi si fa Water Shuriken in priority, su palo. Drifblim Lair. Ma dai, non l'avrei mai detto. Ok. Andiamo di amnesia e follow me. Lui va di Shadow Ball e Smeargle se la ciuccia e poi va di Dazzling Gleam. E ci fa, direi, anche un gran male perché lui è orbone. Ma se io tipo facessi White Guard? Io non penso che lui faccia Shadow Ball. Ha visto che faccio Follow Me, è più veloce. Io penso che lui faccia Tailwind. Io gli vanifico tutto. E mi faccio un'altra amnesia. Vediamo se l'ho presa al volo. La White Guard. Ora, se lui ha fatto Shadow Ball, ragazzi, io sono contento di aver fatto la mossa che ho fatto. Ok. Perché se no, davvero qui... la gente gioca a caso. Dazzling. Fregato. Siamo a più 4 di difesa speciale. Ora... Up, recuperiamo questo senza dubbio e quasi quasi butto dentro Gigalith. Che dire, il non Coco sarebbe buttarlo via Coco, eh? Quindi Shore Up e Gigalith. Grazie, grazie. Mi hai fatto partire la Weakness Policy. Ora vediamo che se ci ha fatto la mossa Z, noi non so se la reggiamo. A parte che è stupido, c'ha la Life Orb, niente. Wow, si regge, devo dire, egregiamente. Con Shore Up noi adesso torniamo a pienissima vita e siamo a più 2 in attacco speciale. Che non è male.
e quasi quasi io andrei a fare uno shadow bollone su Drifblim più Heavy Slam su Lele. Anche se mi arriva addosso il Will-O-Wisp, significa che Palossand non ha preso la Shadow Ball. Rain Dance. Vabbè, farà sì che noi di psichico con Gigalith moriremo, perché ci toglie il boost in difesa speciale garantitoci dalla Sand. Però quel Drifblim si prende una meravigliosissima palla ombra a più 2 di attacco speciale e a più 1 di difesa speciale. Sono indeciso, non penso morirà. Infatti, purtroppo, non muore. Allora, fatemi contare un po' adesso i turni. Lui ha fatto Tailwind, Shadow Ball, Rain Dance. Il prossimo è l'ultimo. È giunto il momento di Coco il Grande. Che ovviamente dovremo proteggere. Quindi noi andiamo a fare Shadow Ball su Drifblim, Protect. Eliminiamo chiaramente Drifblim, perché se non l'eliminiamo il turno che scade la Tailwind, poi lui la rimette. Siamo a più 4 di difesa speciale, quindi gli abbiamo anche tolto il campo psico. Dovremmo, salvo crit, con Palossand arrivare alla fine del turno con anche un bel po' di DPS. Vediamo. Will-O-Wisp. Va bene. E Psychic su Coco. Buono. Adesso scopriremo se ho contato male i turni di Tailwind. Guardate quando è che crit. Allora, Burn, prima gli status e poi Tailwind, Peltred out. Io sono veramente, ora vediamo chi ci butta, ma sono molto, molto tentato di fare uno Psych Up sul mio Palossand. Sarebbe meraviglioso fare Psych Up. Fate che mi fa Poison Jab. Allora, facciamo Earth Power su Mach. Non so se lo tireremo giù. Forse sì, forse no. E poi mi sa che butto Smeargle al posto di Tapu Kokkia. Psych Up, vediamo di farcelo poi. Chi è vero che con Palossand non ho la difesa bombata, però lo strumento ce lo siamo già giocati. Quindi Knock Off non dovrebbe farci chissà cosa. Ok, lui ci fa Taunt, ma non abbiamo certo fatto Shore Up. Siamo a più 2 d'attacco speciale, ce lo tiri giù? Ce lo tiri giù, grande secchiello. Ecco, ora si può dire che Palossand sia entrato bene. Però vediamo, vediamo chi è l'ultimo. Noi Coco. E tu? Chomp! Che non puoi essere Scarf. Perché no, dice lui. Fatemi controllare il resto del team. Abbiamo un Celestile e un Drifblim. Diciamo che è molto probabile che questo arnese sia Scarf. Però se è Scarf e si locca su Terremoto, noi dobbiamo rischiare il fatto che non sia Scarf. E andiamo tutto in mossa Z su Garchomp e
Shadow Ball. Poi dopo tutto su Chomp, vediamo. Ganchomp protegge. Non è Scarf. Ora, se noi reggessimo lo Psychic, o meglio ancora il Moonblast, Life Orb di quell'ele... Non mi aspettavo questa Profit, onestamente. Io ho addirittura attaccato doppio Chomp, che lo pensavo... Cioè, lo pensavo. Il pericolo maggiore è che fosse Scarf. Comunque, questo danno dovrebbe consentirci, se... leggiamo questa botta... di Dazzlinglim, di fargli male. Allora, noi adesso andiamo di Shadow Ball, sempre, ma sull'ele... Ah no, calma. Che sto dicendo? Non lo tiriamo giù Chomp adesso noi. Eh no. Non lo tiriamo giù. Sono mia Life Orb. Io sono abituato ai danni della Life Orb. Non lo tiriamo giù. Abbiamo 14 secondi. Svegliamoci. Io faccio Shadow Ball su Chomp e proteggo. Vediamo. Lui potrebbe spararmi la mossa Z su Palossand. Se lo fa, ha vinto. Ma io del resto non potevo fare altrimenti, perché anche qualora avessi fatto Dazzlinglim, non avrei tirato giù Chomp, quindi non avrei impedito la mossa Z di Chomp. Qua c'è solo da curarsi che Palossand la regga, ma non penso proprio. Siamo già indeboliti. Quindi Palossand... incredibile. Però arriva da Dazzlinglim. Bravo, bravo, bravo. L'hai giocata molto bene. L'hai giocata molto bene, sei stato bravo il turno prima a fare la Protect con Chomp, che io onestamente non so da... non me ne sovviene il motivo... E io lì forse avrei dovuto diversificare, avrei dovuto fare la Shadow Ball sull'ele. Ecco, si può dire, non per togliere meriti al mio avversario, ma giusto che siamo qui ad analizzare, che l'ho più persa io. Ad una competizione non l'avrei certo fatto. Avrei diversificato, avrei fatto la Shadow Ball sull'ele, perché giustamente, se è Scarf fa terremoto, mi tira giù Coco senza che possa aprire bocca. Se non è Scarf, basta ed avanza, e soprattutto non protegge, basta ed avanza la mossa Z Fairy, quindi non aveva senso fare mossa Z Fairy e Shadow Ball tutto su Chomp. Qualora avessi fatto mossa Z Fairy su Chomp e proteggeva come poi ha fatto, ma avessi fatto Shadow Ball sull'ele, l'ele sarebbe venuto giù e poi io sarei stato 2 contro 1 con un Chomp con quei PS lì e avrei vinto io. Va bene ragazzi, forfeit, perché tanto avrei bisogno di un doppio crit di Dazzlinglim e mi farebbe schifo vincere così. Ah no, il timer decide che no, non posso nemmeno decidere di forfettare. Lui protegge. E allora vabbè, proviamoci con un Dazzlinglim dopo, ma vedrete che non verrà giù mai nella vita. Bene, alla fine della fiera abbiamo vinto praticamente l'unico match dove Palossand ce l'hanno tirato giù al primo turno. Quindi, considerazione ancora ulteriore del fatto che le strategie troppo arzigogolate, aumenta la difesa, recupera PS, butta quello, proteggilo, riaumenta la statistica, aumenta attacco speciale, weakness, policy. No. VGC va trattato come tutta una serie di uno contro uno. Poi, chiaro, delle strategie vanno fatte, ma che siano quantomeno basate sulle tipologie e poi su una coralità. Oralità in fiorentino, dettata appunto da un mero gioco di squadra, non un tutti per uno stile Barcellona per Messi. Ragazzi, allora, noi qua concludiamo, va bene, video un po' così, leggerino del primo aprile, non è il classico video, oh, chiudo il canale, ah scherzo, pesce d'aprile.
Abbiamo giocato però una cazzata, abbiamo fatto i cazzari e niente, spero che vi sia piaciuto, quindi mi raccomando per questo troiaio Palossand, dacci dentro con i mi piace, commentate un po' e poi chi ancora, il lazzarone che ancora non l'ha fatto, si iscriva al canale. Noi ci vediamo fra un paio di giorni con o un altro video di Ranked o un altro video di Time Travel, questo sì che sarà a sorpresa. Ciao ciao!